Dobar večer in hvala vsem, ki ste se vezali za to srečanje, ki smo jo organizirali ZKB Trstgorica in Kmečka zveza. Si želeli organizirati srečanje, da bi predstavili nekaj novosti, zanimivih novosti, ki jih imamo. Smo upali, da nam bo to uspelo v dvorani kot običajno v naših srečanjih, ko smo videli, da je to za sedaj še težavno. Nemogoče. Smo pomislili na to rešitev online, ki je gotovo vsekakor korisna. Buonasera a tutti, grazie per essere collegati per questo incontro organizzato da ZKB Trieste Gorizia e l'Associazione degli Agricoltori. Vedremo insieme alcune novità interessanti rivolte in primis ai soci dell'associazione, ma che sicuramente possono essere valide di interesse anche chi non lo è, ma ha interessi e lavora nel mondo dell'agricoltura. Prima di cominciare, cedo la parola ai presidenti per un veloce saluto. Zato najprej predsednika ZKB, Koča Besedi za pozdrav. Lep pozdrav v imenu Zadružne Kraške banke in sem zelo vesel, da je prišlo do tega, do organizacije tega spletnega seminarja, kjer smo združili moči naša Zadružna Kraška banka Trstgorica in Kmečka zveza. Danes smo tukaj zbrani, ker imamo pred seboj nove izzive in ker je potrebno tudi razviti nove ideje. Glede na razmere se čutimo še bolj dolžni prispevati k ponovnemu zagonu, da spravimo delo in naše gospodarstvo na pot rasti v duhu inovacij, pravičnosti in trajnostnega razvoja. Zaradi tega moramo svojim članom in strankam pomagati preživeti te težke trenutke. Naša ZKB je od vedno velik zagovornik sodelovanja, združevanja naših odličnosti, vzpostavljanju mreže in obnavljanju povezav, tako da skupaj nudimo najbolj kakovostne in profesionalne storitve in produkte za naše ljudi, za našo skupnost, za naš teritorij. ZKB potrjuje svojo maksimalno pripravljenost na dogovarjanje in sodelovanje na lokalni in tudi na deželni ravni z vsemi inštitucijami in z vsemi partnerji, da naši skupnosti omogočimo izhod iz te faze in poskušamo vzpostaviti pogoje za normalizacijo družbenih in gospodarskih dejavnosti. Naše delovanje in naši interesi morajo biti v tem trenutku usmerjeni k številnim kmetijskim dejavnostim na naših ozemljih, tako da skupno sprožimo močno akcijo ekonomsko-teritorialnega lokalizma, ki bi dajala kisik številnim našim ustvarjalcem in kmetovalcem. Kupiti krajevne odličnosti naših kmetov pomeni ohranjanje vrednosti in bogatstva na našem ozemlju in pomeni pomagati ljudem, ki vztrajno skrbijo za trajnostni razvoj našega podeželja. Ciljati treba na kvaliteto in na sodobne inovativne rešitve. Danes bomo skupaj s Kmečko zvezo govorili prav o rešitvah za naše kmetijstvo. Prepričani smo, da bomo iz te situacije išli kot zmagovalci. Ancora un saluto in lingua italiana, un saluto da parte della ZKB, Credito Cooperativo di Trieste Gorizia. La crescita di un'economia di un territorio non scaturisce solo da fattori economici, ma dipende dalle istituzioni, dalla fiducia dei cittadini verso di esse, dalla condivisione di valori e di speranze. Noi della ZKB di Trieste Gorizia e della Kmečka Zveza portiamo avanti gli stessi valori, l'amore verso la nostra comunità e verso il nostro territorio. In questo momento storico però c'è bisogno di un nuovo perimetro di collaborazione nel rispondere alle nuove necessità della nostra comunità, nell'avvicinarsi ai problemi quotidiani delle famiglie e delle imprese che ben sanno quando è il momento di lavorare insieme, senza pregiudizi. Oggi siamo qua per trovare nuove soluzioni, per dare ossigeno alle tante attività agricole locali che non vogliono e non debbono mollare. Ogni giorno il mio pensiero va ai tanti imprenditori, artigiani, commercianti, agricoltori che si trovano di fronte ad un momento molto particolare dove lo scoramento per il presente e i dubbi per il domani
possono prendere il sopravvento su tutto. Però allo stesso tempo sento l'energia per non mollare e per andare avanti, vedo la voglia e la necessità di tornare alla normalità, di tornare al mondo del lavoro, dei sacrifici per la propria azienda e per la propria terra. Ho sempre pensato che ognuno di noi può fare qualcosa, ma in questo momento credo che ognuno di noi deve fare qualcosa. Già adesso ci troviamo in un mercato che è cambiato, dove il web cattura la domanda e che prevediamo sempre più in crescita questo mercato, a danno delle volte di tante realtà locali che hanno difficoltà oggettive per poter entrare in questo mondo. La nostra azione e dei nostri interessi in questo particolare momento vanno indirizzati verso le tante attività economiche e commerciali dei nostri territori, mettendo in atto una vera e forte azione di forte localismo economico-territoriale, dando ossigeni ai tanti commercianti e agricoltori delle nostre zone. Comprare nei nostri territori, acquistare i beni che nascono proprio dalla nostra terra, oggi più di ieri, significa mantenere un valore nel nostro territorio. Pertanto, concludo, noi della ZKB di Trieste e Gorizia abbiamo sempre sostenuto la costruzione di una rete forte e pertanto vogliamo creare un forte network con la Kmečka Zveza e con le altre associazioni di categoria che operano sul nostro territorio per diffondere assieme un programma di azione unico ed unito, indirizzato a tutti i cittadini delle nostre aree per promuovere gli acquisti locali e per ridare slancio alle attività agricole di prossimità. Oggi più che mai dobbiamo essere artefici e protagonisti del destino delle nostre piccole economie locali, ognuno per la propria parte. Il momento è ora. Unire significa anche ridare speranze, restando forti e positivi senza mollare noi. La nostra ZKB farà la sua parte. Grazie. Hvala, predsedniku. Se zahvalim predsedniku ZKB Trst Gorica in predam besedo predsedniku Kmečke zveze Francu Fabec. Dober večer vsem, seveda tudi jaz z veseljem pozdravim vse navzoče, naše tehnike, tehnike Kmečke zveze, tehnike ZKB-ja, predvsem pa vse poslušalce, ki imajo priliko pogledati in razumeti, kakšne so lahko današnje prilike pri sodelovanju. Pozdravljam seveda to skupno inicijativo, ki je nastala kot plod večletnega sodelovanja, namreč Kmečka zveza skupaj z Zadružno Kraško banko je na našem teritoriju že desetletja, v primeru ZKB-ja skoraj več kot sto let usidrana v delovanje, v zgodovino, v kulturo te naše zemlje. In prav ta naša ljubezen do naše zemlje, do ljudi, ki na njej delajo, je dejansko sad našega delovanja. Kot je že predsednik Kovačič omenil, živimo v zelo težkem obdobju, ki sem prepričan, da lahko prav v tem trenutku nam da možnosti nekega drugačnega razvoja, neke drugačne filozofije do dela. Mislim, da vsak krizni trenutek lahko postane pozitiven trenutek, lahko postane odskočna deska novih idej in mislim, da je ena izmed novih idej tudi ta način sodelovanja, kot ga v tem trenutku doživljamo. Govorimo o kmetijstvu, ki je na našem ozemlju že desetletja ukoreninjeno, je del naše kulture, del naše sociale in ki seveda v zadnjih obdobjih doživlja en zelo, kako bi rekel, pozitiven trenutek, namreč vidimo, da se naši proizvodi uveljavljajo širom po svetu. Ne nazadnje imamo tudi veliko mladih, ki skušajo se spet povezati kmetijstvo, se svet približati kmetijstvo in mislim, da je volja nas vseh, predvsem pa naše delo usmerjeno predvsem v mlade, v tiste ljudi, ki imajo voljo do dela, voljo do investicij. In mislim, da je današnje srečanje skupaj z ZKB-jem prav usmerjeno v to smer.
Tako da še enkrat pozdravljam to naše skupno sodelovanje in ta naš skupni večer. Še v italijanščini. Un saluto a tutti i presenti, ai tecnici della ZKPB e della Kmečka Zveza, soprattutto un saluto agli ascoltatori. Questa sera siamo presenti qui in questo modo direi moderno, attuale, e credo che questo incontro sia frutto di una fruttuosa collaborazione che con la ZKB dura già da anni. Sappiamo tutti che sia la Kmečka Zveza che la ZKB sono due associazioni molto radicate nella storia di questo territorio, in particolar modo della ZKB, che con i suoi 100+ anni di attività ha sempre rappresentato come un punto cruciale appunto dell'economia di queste terre. Non di meno, la Kmečka Zveza, che ha sempre creduto nell'agricoltura, nella volontà degli agricoltori di lavorare la terra, di continuare questa loro nobile attività. Per cui anche questa sera avremo modo di ascoltare i nostri tecnici che ci presenteranno alcune novità nel settore. Sappiamo tutti che viviamo in un momento molto difficile, molto, molto duro, anche per quello che riguarda il mondo dell'agricoltura, ma sono convinto che proprio nei momenti duri, nei momenti più difficili, vengono fuori nuove idee a favore appunto del nostro settore. È un settore che negli anni è sempre più riconosciuto non soltanto a un livello locale ma a un livello mondiale. Conosciamo tutti i nostri prodotti che ormai sono presenti su tutti gli scaffali, su tutti i migliori ristoranti mondiali, ma soprattutto notiamo un avvicinamento dei giovani che vogliono iniziare o avvicinarsi a questo, direi, nobile mestiere. E sono sicuro che è nostro lavoro dare a questi giovani, soprattutto ai giovani, la possibilità di continuare, la possibilità di concretizzare le loro idee, perché sappiamo che le idee dei giovani sono sempre più innovative, sono sempre più attuali. E appunto questa sera diamo loro la possibilità di vedere quali possono essere le opportunità in questo mondo. Per cui io auguro a tutti un buon ascolto, ma soprattutto ai nostri operatori un buon lavoro. Vala presente Cufapsu.